Salve a tutti ragazzi e benvenuti da Civi in questo nuovo video di Via Mutant. Bene, siamo all'ultimo campamento. Ti stavano aspettando. Conquistare questa fortezza porterà la pace tra le vostre tribù. E quindi porteremo la pace. La fortezza di una tribù non è come un avamposto. Si tratta di soliti discorsi. Sono riusciti a portare una palla boom vicino al forte e il piano consiste nel farla esplodere. Tuttavia, per farlo mantenendo le distanze, avrei bisogno di una torcia inestinguibile. Crede che una torcia qualunque si spegnerebbe se lanciata da lontano. Questo dialogo l'ho già sentito. Allora, è la stessa missione che abbiamo fatto qualche avamposto fa. Comunque adesso andiamo a trovare questa torcia e la portiamo, tanto è qui vicino. E così abbiamo fatto anche questa, così vediamo un po' come va a finire, che sono curioso. Ma siamo arrivati fino a qua. Perfettico. Siamo proprio arrivati. Ovviamente c'è da combattere. Le novità in sto gioco. Ok. Piano piano, ecco. Ci credevi di darmi calcio te? Ma ci siamo fatti male da soli, mi sono proprio bravi. Ah, siamo preso anche me. Facciamo così. Ecco qua. Ciao ciao. Perfetto. Ciao ciao. Tutto bello, eh? Perfetto. Qua. E questa. No, adesso. Lo tiro. Ci arrivo. Perfetto. Opla. Andata. Perfetto. Benissimo. Presa. Porca vacca. Chi è che rompe i marroni? Chi mi sta sparando? Mi tocca. Non esiste zona sicura qua giù. Che bello. Mi tocca per forza fare quello che dice il gioco. Non posso mai fare quel cazzo che voglio. Ecco. Chi è adesso? Ti rompi i coglioni? No. Ah, torna da Sifo. Aspettate, Scusate, qua. Ok, posso teletrasporticarmi, no? Perché è un po' lontano, sapete. Eccoci qua. Vai. Rifacciamo anche questa. E siamo a posto. È il momento di liberare la tribù rivale. Sì, sì, dai, le solite cose. Niente di nuovo all'orizzonte. Sì. A un certo punto farete qualcosa? Oppure state solo zitti? State solo zitti. No, a quanto pare è meglio far così a sto punto. Andiamo giù pesante. Tanto il corpo a corpo è messo bene. Vai. Perfetto. Vai così che è una figata. Perfetto. Madonna, li abbiamo sfraganati proprio. Non faccio la combo perché è inutile. Come mi parte, se non lo prendo l'ho solo sprecata. No che la paghi, però. Ok. Perfetto. Andiamo pure. Perfettico. Il mega Motasbut. Sì, era sicuramente interessante. Levati da davanti il mega Motasbut. Devo andare là. Ok. Sto boia. Sfonda tutto questo qua, eh. Eccoci qua. È andato via per i fatti suoi. Vabbè. E qui non c'è nessuno, dice niente. Fa attenzione qua giù. È facile rimanere intrappolati. Ah certo, io sto combattendo contro 50.000 persone, devo stare attento a non intrappolare. Mi sembra giusto, dai. Il narratore è sempre molto inerente alle cose che facciamo. Vabbè, adesso piano piano toccherà anche a me combattere. Vai. Ok. Vai, vai, ammazzali tutti, così almeno siamo a posto. E non dobbiamo più preoccuparci. No, questi sono troppo forti, il corpo a corpo. Se mi fai fare qualcosa. Allè, è andata. Ma c'è un altro. Bel colpo. Sì, ma... Perfetto. Braccio di ferro. Dove esattamente devo andare? Di qua. Vediamo un po'. Ma che siamo velocissimi. A
preso la strada giusta, vero? Dove cazzo devo andare? Non si capisce mai un cazzo qui sto gioco. Allora, perché non capisco mai dove cazzo andare? È sempre così difficile capirlo. 24 in questa direzione. Ok, di qua. Perfetto. Il filartiglio sembra abbastanza resistente da battere un cancello. Devi mirare bene, sparare e tirare. I piccio sostengono l'evoluzione naturale e il dogma che solo il più forte sopravvive. Vogliono assecondare l'evoluzione conquistando le tribù, in quanto le ritengono tutte troppo deboli. C'è nessuno in casa? Non si aspettava che sarebbe andata così. Ti sarà difficile scampare. Non è sicuro che tu sia sufficientemente apprezzabile. Niente. Ecco il ninjaku. Ti do io il ninjaku a te. Troppo vicino. Vediamo se riesco ad andare abbastanza lontano per poi far così. Perfetto. Vai di corpo a corpo. No. Purtroppo il corpo a corpo è molto. Ci dà qualcosa che. Oh! Vai, vai, dove vai? Dove va, signore? Insomma, non si fa così. Adesso l'aiuto io, signore, guarda. Che cazzo. Vai. Ecco qua. Uccia boia. È morto. Ma porca te, sono morto io. Per fare il coglione. Oh, porca vacca. Ho detto sono morto, cioè è morto, ho detto ma porca miseria, scusatemi, ho fatto la cacata, l'ho pacata. E vabbè. Bisogna stare più attenti, fanno troppo danno. Adesso uso le mie abilità di velocità e non mi prende nessuno. Ok, guardate lì il danno che gli fa la faccenda, esagerato proprio. Anche lui ce lo fa, a quanto pare. Vai. No. È veramente tanto. Oh, perfetto, andata. Il sifo rivale. Il loro destino. Sì, sì, è sempre lascia il discorso. Che sia tu a decidere. E così sei l'artefice del. Saranno fianco a fianco. Finché non saranno ristabiliti l'ordine e la stabilità. Hanno ottenuto un grande risultato per la tribù e la terra, vincendo la guerra. Col tempo, le altre tribù capiranno la vostra visione delle cose. La vittoria sarà più rapida se aiuterai anche gli altri a vincere. Ecco perché riunire le tribù è fondamentale. È l'unione a fare la forza. Quando vi siete conosciuti, il mondo era diviso e colmo di paura, ma avete fatto molta strada verso un mondo governato dalla verità e dalla giustizia. Dice che, nonostante il conflitto tribale si sia concluso, ci vorrà tempo prima che le tribù si riuniscano. Salvare l'albero della vita è un compito che bisogna affrontare da solo. È ancora in gioco il destino del mondo. Lo sai meglio di chiunque altro. Vi serve un mondo dove ognuno si affidi unicamente alla propria. Il destino del mondo dipende dal trionfo del bene. L'albero della vita è ancora in piedi ed è compito tuo assicurarsi che lo resti fino alla fine. Perfetto. E
questa è fatta. Adesso dobbiamo andare al piede dell'arma, credo, Venti. Vediamo un po' dov'è. Eccola qua. Vedo un cazzo. Il nunciaco dei Picciu. Fa attenzione qua giù. È facile rimanere intrappolati. Il nunciaco dove ce l'ho? Ho perso. Ah, è qua. 600. Direi che ha vinto la nostra. Voi cosa dite? Vabbè, non importa. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? Adesso dobbiamo andare da obsoleto. Ovviamente, ovviamente qua non mi fa andare perché sono dentro una caverna cavernosa. Eccoci qua. Adesso possiamo andarci tranquillamente. Andiamo da obsoleto. Dici, cioè io ho fatto tutto qua, Accidenti. Sei stata dura. Vediamo cosa ci dice, va. Oh, cazzo, metti cadevo. La figura di merda la facevo. Vabbè, andiamo un po' obsoleto. Cosa ci dice? Che possiamo partire? Ecco qua. Posto. Obsoleto dice che la guerra avrà sicuramente delle conseguenze. Ma ci sono questioni più urgenti di cui occuparsi. Mentre tu pensavi alla guerra, l'ultimo mangiamondo ha potuto attaccare l'albero in tutta tranquillità. Tu lo vuoi? L'ho ucciso. Pensava che qualcuno come te, con la testa e il chi nella luce, avrebbe dato priorità alla minaccia dei mangiamondi. Scusate. Prima di pensare alla guerra Eccomi qua. Toledrea. Ya Maoloa. Obsoleto dice che i segnali della fine del mondo sono ovunque. Come se la natura si preparasse a vendicarsi. Ya Yumaoa. Il giorno del giudizio è vicino. E tu sei tra gli invitati. Sente che il momento cruciale è prossimo. Olloi Bobo Paweg. Se non hai ancora deciso a chi, tra i tuoi luminosi amici, lasciare un posto nell'arca, ora è il momento di farlo. Cogli allora l'occasione e vedi di mettere fine al regno di terrore di Lupa Lupin. L'albero Yowotuloa dice che devi incontrare Lupa Lupin di persona per l'ultima volta. Yowotuloa è felice di aiutare. Kim Hobe Bekuku Hifar Muk. Perfetto. Andiamo da Lupa Lupin. Vabbè. A quello che ci ha sterminato la famiglia, insomma, sì. Un altro livello. Non vedo un cazzo, togli sto coso. Santa miseria, proprio in temer dovevo metterlo. Andiamo al Prupi, che è qui vicino, tra l'altro. Perlomeno sottoterra la temperatura è stabile e piacevole. Sì. E adesso devo fare il giro del mondo in 80 giorni per riuscire a arrivare da sto Lupa Lupin. Allora, sto coso mi sta proprio sui marroni una volta che vengo qua. Bene. Togliti. Un po' di legno rottami tutti per te. Sì. Andiamo pure. Togli sto coso. Mettiamo forza per il corpo a corpo e siamo a posto. Qui togliamo tutto e così non mi rompi più le palle. Vai. Dobbiamo andare di qua. Così vediamo di tagliare un pochino, se no ci mettiamo tutta la vita. Eccoci qua. Siamo sempre più vicini. Così almeno... io non capisco perché devo andare da lui. Non ha molto senso. Cosa manca? Che devo portarlo con noi nell'arca? Ok. E dovrebbe essere qui. Oh, cazzo. Dobbiamo andare di là. E dai, però. Quattro zampe si blocca. Accetta il tuo destino. Questa è la quest. Chissà cosa intenda. Oh, ma sotto si va. Ah, nel caso si dovesse cadere, dici, oh, un modo per salire ci deve essere, no? Eccoci qua. Anche il Sifo è in cerca di vendetta.
Non ha dimenticato quello che ha fatto Lupa Lupin, ma allo stesso tempo vuole impedirgli di attaccare la tribù. Sembra che il mondo continuerà a vivere. Non è detto che valga lo stesso per lui. Spera di averti dalla sua parte, anche se questo va contro la tua natura illuminata. Nel mondo che i miriadi stanno costruendo non c'è spazio per i predatori. Ma sa che questa è la tua battaglia. È giusto che te ne occupi tu. La paura di Lupa Lupin era che le sue catene, non le radici dell'albero, l'avessero cambiato. Hai l'opportunità di farti da parte e lasciare che sia la tribù a occuparsene. Lo so, però cosa fai? Non li aiuti? Tanto comunque ormai hanno deciso di fare a botte. Ok. Anche perché quanto ci metteranno loro? Ci metto tanto io, figuriamoci loro. Mamma mia, era così forte, c'ha una capisa gelato. Ok, e questa è la prima fase. Il Sifu è pronto a gettarsi nella mischia. Ah, ok. Le probabilità stanno per cambiare in tuo favore. Perfetto, meno male, perché sennò... Oh, porca vacca. Ok, siamo veloci, non ci prenderà mai quel coso. Poi c'è anche quell'altro che gli... Insomma, ci dà una match. Oh, slava. Ok, e qui siamo alla seconda fase. Cazzo. Quando muore un amico, dentro di te si spezza qualcosa. È morto? Puoi salvare il Sifu immolandoti come bersaglio. La scelta è tua. Io mi immolo, però. E questa non me l'aspettavo che. Non è morto, dice salvarlo, però insomma. Cioè, siamo velocissimi, non arriva a prenderci. Guarda lì. Aspetta, se mi blocco, però. Perfetto. Le onde d'urto si spandono quando il mondo vacilla. Non è una profezia il mio raccontarti il futuro. Sei tu che lo stai plasmando. Ecco una volgare dimostrazione di potere. Adesso ci sarà da divertirsi. Upla, credevi, eh? Aspetta che questo sta spaccando tutto, eh? Upla. Mi piacerebbe prenderlo un po' di volte, cosa dite? Eccoci qua. Ok. Oh, ce l'ha preso! Mi ha fatto anche tanto male. Andiamo un po', saranno in fase, tra poco. Vedo un cazzo, velocissimo quando fa queste cose. È andato in fase. Più si agita, più diventa forte. Ah beh, mi fa piacere che diventi forte, insomma. Io avevo schivato, però, Ma porca troia, mi viene... Cioè, diventa anche veloce. A un certo punto. E niente, posso solo saltare. Ok. Oh. Questa nostra combo è devastante. Perfetto. Questa non me l'ha data. Ok. E niente. È proprio sul piede. Fatta male, eh? Niente. Ok. Seconda fase.
È ora di ricordare chi è il vero nemico. Devi smettere di giocare sottostando alle sue regole. Ok. No, ho preso proprio in faccia. No, è da fanculo, va a cacare. Tutto stronzo. Allora. Porca vacca, si è dovuto anche incastrare. Che testa di cazzo, guardate. Non è possibile. Si era incastrato tra le sue gambe, vabbè, che cazzo gli vuol dire così? Ok. E niente. Fai come cazzo ti pare allora. Facciamo subito così, perché non voglio incappare in qualche bug strano come prima, che si è incastrato tra le gambe. Ok, perfetto. Dunque è così che finisce? Il predatore e il mondo stesso in agonia. Ma almeno è un segno che sono entrambi vivi. Già. Ci troviamo di fronte a una questione di vita o di morte e la decisione ricade sulle tue spalle. Continui a fare errori e prendere pessime decisioni. Non imparerai mai. È facile prendere la decisione giusta quando c'è solo un'opzione a disposizione. L'unico errore qui sei tu. Il mio unico errore è stato lasciarti parlare. La mia convinzione è che il mondo sarebbe un posto migliore se tappassi quel... La convinzione non ti basterà a vincere questa discussione. Non saranno le parole dei nostri nemici che ricorderemo, quanto i silenzi dei nostri amici. Il debole non può perdonare, poiché il perdono è un atto di forza. Non tutto è vita o morte. Non c'è momento migliore per accettare un aiuto. Oh, si fu vivo. Oh, scusate. La prendi? Ok, grazie. Perché dici che devo andare giù? Ma che cazzo fa? Ok. Ti chiedi che piega avrebbe preso la tua esistenza se avessi agito diversamente? Una svolta a sinistra invece che a destra? Un sì invece che un no? Eri in bilico su un filo sottile tra sopravvivenza e disastro. Eppure non hai ancora perso il tuo equilibrio. L'albero della vita e il mondo ora hanno una seconda occasione. Ed è tutto merito tuo. Hai portato la luce in un mondo pieno di oscurità. Hai fatto la differenza in un luogo che doveva cambiare. Hai stretto un'alleanza con la tribù dei miriadi e hai agito basandoti sulla comprensione del bene superiore e di un codice d'onore. Tuttavia, luce e oscurità rappresentano le due polarità della vita. Una non può esistere senza l'altra. Questa non è la fine. La natura che ci circonda si curerà e ci permetterà di rigenerarci. Sarà essa stessa a insegnarci come sopravvivere. Lascia che sia la tua coscienza a indicare la via e saprai che state procedendo nella giusta direzione. Perfetto. Io non so quanto manchi, però siamo qua, dai, vediamo. Devo seguirla? Seguiamo la coscienza, la conoscenza. Ok. Senta che è veloce, eh? Come predetto, il tuo destino era di spezzare le catene di questo mondo. Il tuo non sarà un viaggio solitario. I pochi che hanno condiviso le tue idee e guadagnato la tua fiducia
ti accompagneranno lungo la strada. Ah, qui non abbiamo messo nessuno, neanche qua. Esiste un mondo più adatto di questo per chi ha abbracciato la luce nel proprio cuore? In ogni caso, la tua storia rimarrà negli annali, affinché i posteri sappiano che hai seguito la luce nel tuo cuore, salvando così il mondo. Dunque, alla fin fine, è stato un finale piuttosto insolito e azzeccato. Questa storia non poteva finire in un modo più adatto, perché è finita come hai voluto tu, con l'inizio di qualcosa di nuovo. Il gioco è stato bello, ma troppo dispersivo. All'inizio mi sono divertito, poi mi sono annoiato, quindi insomma, non so che dire. Gioco carino, però difficile da rigiocare. Però sono contento di averlo finito. E quindi, ragazzi, come al solito vi invito a lasciare un like e commento se vi è piaciuta la serie. Fammi sapere cosa ne pensate. E poi sapete, saluto da Shiva. Ciao ciao!